Amici sportivi del grande wrestling, onore Filoni, Davide Montebello, Matteo Valentino, vi danno il benvenuto all'ultimo episodio della WLF, ragazzi, qua da Kansas City. Ci dispiace molto, ma diciamo che siamo giunti a una nuova era, ragazzi, che settimana prossima, dopo l'Elimination Chamber, avremo Genesis. Sì, che bello. Adesso io mi chiedo però, e voglio chiedervi anche a voi due, gente, dite che cambierà qualcosa nell'aspetto generale dentro all'arena? Beh, o sì, avremo... Assolutamente. No, beh, quello sicuro. No, perché sono curioso sinceramente di scoprire cosa... se mai hanno cambiato qualcosa, cosa hanno cambiato? Beh, abbiamo un nuovo titolo del mondo, avremo... Poi avremo nuovi general managers. Managers. Sì, che dopo. Olè. Yeah. Sì. E l'Ole di Esteban resterà lo stesso, però Matt. Dai, capita. Però attenzione, non sappiamo se Esteban rimarrà campione anche nella prima puntata di Genesis, perché non so l'Elimination Chamber contro chi va. Vero, no. Vero. Anche se Franco l'ha battuto settimana scorsa, però non sappiamo se andrà contro di lui. Questa sera invece Esteban affronterà in un false count anywhere match proprio l'ex campione un Tompson, ragazzi, che nell'arco di due settimane ha perso di tutto, cioè veramente proprio periodo nero, ma più nero che non si può. È abbastanza ironico, così detto, per uno che sembra vabbè. perché queste affermazioni brutte, però no, dato che ha perso il titolo prima di WrestleMania, poi a WrestleMania ha perso l'occasione di diventare campione WLF contro Isma, quindi... Beh sì. Periodo un po' strano per Thompson. Poi cioè, non so se ci avete notato, quando arriva per i titoli mondiali, arriva fino lì, cioè un passo dalla vittoria, poi... Perde. Perché? Perché forse non è materiale, no? Non so se Matteo è d'accordo, forse non è ancora materiale per il titolo del mondo. Ma che boia, dai, non esageriamo, su. Non sono d'accordo. È materiale, ma scivoloso. Ecco. Non è ben affinato, dai. Vabbè, come la maglietta. Sì. Ragazzi, si parte subito con però. Questo belle vabbè. Incredibile. Tanto calcio in fronte di Esteban, fronte in testa poi. Però comunque dai, Thompson ha la capigliatura aerodinamica. Sì. Lo favorizza. Mamma mia. Prodigio tecnico. A parte di Esteban, che insomma è arrivato qua a dimostrare subito il suo grande valore, ragazzi, a differenza di altri pesi leggeri, secondo me lui forse dal punto di vista anche tattico ha qualcosa in più. Sì, quello sì. Poi sappiamo che Matte lo conosce bene, vero? Sì, più o meno, non proprio benissimo, però ci spieghi quello che sa fare questo ragazzo. Ormai non tanto ragazzo, però vabbè. Vada. Non posso, cioè non so come risponderti, perché puoi aspettarti di tutto da lui, sinceramente, quindi non ha un proprio un suo pacchetto di mosse, chiamiamola così.
Imprevedibile. Bella sì. Beh, ricordiamoci ragazzi che uno piccolo come Esteban ha fatto una powerbomb su Soldier. Che non è piccolo. E su Rod è passata la storia. No. Anche. Va... sì. Questo no, è forse il volo... su Rod no. Forse era Rod su Esteban. No. Non mi ricordo, mi ricordo solo. È più facile. Sì. Beh, sì. Mi ricordo solo la powerbomb che ha fatto Esteban ai danni di Soldier. E basta. Già adesso non mi ricordo nient'altro. Sì. Oh, attenzione, è stato qui. Mamma mia, white noise. Incredibile. Beh, il match, diciamo, non c'è nulla in palio, però ragazzi, il match può dar molto a Tompson. Perché Esteban alla fine, sì, che diciamo, quello... che me frega, vince il match. Fine, no? Beh, aspetta. Che me frega. Aspetta un attimo. Il titolo non è in palio. Se ti batte... lo so. No, però ma se ti Tompson batte... non penso che possa avere rimesso. Oh, chi sì, tanto, scusa, ti interrompo. Va già lo schieramento. E uno, due, ciao. Campa cavallo. Esteban c'è. Esteban sì c'è, però Tompson oggi lo vedo proprio arrabbiato, determinato a vincere il confronto. È inca come pochi oggi, dai. Matt, Esteban, se dovesse uscire dal ring, avrebbe un vantaggio o uno svantaggio a combattere all'esterno? Beh, contro Tompson mi sa che se lo vedo molto in svantaggio. Ma tanto. Magari, se dovesse usare degli oggetti contundenti, però, perché fino a questo, fino adesso, insomma, poco Esteban, eh. Beh. Sì, a parte il volo a caso, però. Dai su ragazzi, se ci può anche stare, oh. Cioè poi da quant'è che è campione questo ragazzo? Neanche da un mese. Sì, sai, entrare, avere la cintura e dare sfoggio di grandi prestazioni non è da tutti, è un po' di... capiamolo un po'. Assolutamente. A Matteo piace più Andy Turner, lo sappiamo. Tanto lo schieramento, ragazzi. Uno, due, diciamo un po' presto come schienamento, però vabbè, vai. Intanto il cameraman non riesce a abbassarsi perché c'è il torcicollo, no? Quindi ce l'ha lì davanti. Mikael Tompson ha messo alle strette, ragazzi, da questo Esteban che già. Lo sta martoriando in modo brutto, sporco e cattivo. Cioè, me l'aspettavate questo Esteban così? No, assolutamente no. Io pensavo che Tompson dopo un po', qualche minuto di match, avrebbe preso in mano le redini e vabbè, lo aveva massacrato in modo brutto, sporco e cattivo, come di solito vediamo fargli nei suoi match. Mi sto perdendo anch'io, aiuto. Oh, qui tanto Esteban. Oh, bello, mamma mia. È diventato un Elica. Yeah. Stavo dicendo, ragazzi, tornate nel ring e un false count anywhere. Eh sì. Vabbè. Oh, la parola magica! Mamma mia! Buon schienamento subito! Vai, vai! Arbitro, allora! Uno, due. No, eh. Vabbè, l'arbitro era... cioè, dai, ma veramente. Aiuto. Mamma mia, ragazzi. Cioè, ha fatto il Tour de France per arrivare. Infatti. Oh, vediamo cosa fa qui. Ah, no, ok. No, Tompson reversa tutto con questo bello incredibile. Mamma mia, ragazzi. Bellissimo questo Baidu Belli. Già. Da parte di Mikael Tompson, che ora è in vantaggio, ragazzi. Già. Vediamo cosa si inventa. Oh, Irish Curse. Mamma mia. Quali ha rotto la schiena? Diciamo che da qua Esteban, secondo me, rischia di fare una brutta figura adesso all'esterno del ring, perché insomma, Tompson ha il vantaggio, dai, ha un vantaggio importante. Sì. C'è lo schieramento qui. Uno, due, velletario come pochi. Ecco. Sì. Sì, diciamo che non è sul territorio fuori dal ring. Brutto il vantaggio. Invece esce benissimo Esteban da questa mossa, neanche mossa, poi pugnazzo. L'hai detto. L'hai evitato prima, ora no. Qua ragazzi, siamo pronti a chiudere.
Tompson mi sembra non lo so, per chiudere. Lo rialza. Esteban è stanchissimo. Pugnazzo. E poi mamma mia, bella. Caduto di testa Esteban, ragazzi, mi sa che qua si è fatto male, secondo me. Hai rischioso di nuovo. Mamma mia, è finita. Esteban la schiena fa e cruncia anche per gli amici. L'ha rovinato la faccia, ha preso il ciabatto. Arbitro! Uno, due, e tre. Mamma mia, incredibile. Complimenti. Mikael Tompson batte Esteban. Ragazzi, magari Esteban l'avrà battuto per il titolo, però soltanto perché si era ismanato, no? Prima di vedere me, perché Esteban Tompson mi sembra, cioè mi sembra comunque è la seconda sconfitta per Esteban, se non erro. Sì. Vabbè, però dai, qua non c'era il titolo in palio, no? Quindi è un po' giustificato, dai. Beh, sì, in effetti. E vabbè, ragazzi, noi torniamo tra poco, ragazzi. Restate con noi. Hey!
Introducing the challenger from San Francisco, California, weighing in at 329 pounds, Alexander. Introducing the champion from Santiago, Chile, weighing in at 218 pounds, he is the television champion, the Urban Boy, look at the goal. This should be an outstanding match. Siamo pronti per il secondo match, ci siamo gustati gli ingressi come non mai, ragazzi, e poi adesso ci addentriamo nel match, titolo Television Punch. Sì, Rodo contro Alexander. Beh, questo match è sicuramente fisico come Poppy, cioè se posso sbilanciarmi. Però ha avvantaggiato Rod, secondo me, dal punto di vista dei successi recenti. Rod mi sembra un po' più avvantaggiato, non so se Matt è d'accordo. Direi di sì, ti concordo in pieno, però è un bello scontro tra titani e anche tra tritoni, nel dubbio anche. Sì. E... mamma mia, quel tritone di Alexander ora però Che slecca, che slecca questa, oh ragazzi, cazzottaccio incredibile. Rod però è già in piedi, ragazzi, cioè resistenza di questo prendere e Dragon Screw. Bella, bella questa mossa. Beh, bella tattica comunque. Sì. Ricordiamo che questa sera gli Originals saranno tutti tre nazioni, eh? Sì. È vero. Già. La fa qui Rod. Ma i manzi non volano. Aiuto! Infatti ha sbagliato. Vabbè, era allenamento, dai. Ha sbagliato misura probabilmente. No, ma era un allenamento, ho detto ragazzi, mica lo voglio capire. Dice. Ok, va bene. Attenzione, Alexander ancora giù. Diciamo la verità, sì, Alexander non ha molta tattica. Un po' questo che lo ha costretto a perdere ultimamente ormai è. Sì. Da quando ha perso il titolo. Da quando è che non perde Alexander? Ha perso il titolo. Bello! Wow, intanto Rod. Sì, in effetti. Attenzione perché Rod ci rispetta al barco. Ci riprova, ragazzi. Spear. Questo è forse quello vero. Volo pla. Bella spia! Mamma mia. Alexander è già conciato da buttare via. Sì, Rod è già pronto per chiudere. Addio. Con la falling power. Con la Rod. Sì. Rod bomb. Mamma mia qua. La spia shot. La Rod bomb. E solo due. Maronne, complimenti. Beh, Alexander non poteva perdere subito così, dai, non ha fatto nessuna mossa, cioè probabilmente non ha fatto niente, se può dire. No? Chi ci credeva che sopravviveva così tanto Alexander? Oh, ne vuole fare un'altra? Mi sa di sì. Ragazzi... forse qua... Mamma mia! Cos'è una... sento? Cioè, neanche una culla... Sì, sento. Più o meno, diciamo. Una... sento. Oh, vicino che driver, però. Mamma mia, Alexander è irriconoscibile, a parte che da 7 mesi... Sì, non è che non è da due giorni, da un po'. Oh, Rod, Matt, tu che lo conosci bene, Rod è sempre così, un tipo così volante, insomma, sempre dal paletto, va, sempre stato così. No. delle volte ci è andato, ma non così spesso come in questo. Mamma mia, qui però bella Alexander, eh. Al feticismo per i paletti, Rod. Diciamo. Mi piacciono? Omega Driver? Omega Drive. Attenzione ragazzi. Driver, sì. Non si Alexander dire Omega Drive. Potrebbe vincere il titolo, eh. Attenzione, se lo prende potrebbe vincere. Esageriamo adesso. Si vede qui la sua mossa incredibile. Sì. Bruciante. Mamma mia. Mamma mia, aiuto. Qui l'ha preso bene, ma bene. Lo schiena, attenzione. Vai Giunino. Dai. Uno. Due. Sì,
no. Vabbè, campo a cavallo, Alexander si dispera. Però dai. Per me sbaglia disperarsi. E comunque ha messo a segno due buone manovre, quindi con adesso, calma. Qua viene fuori il campione. Bisogna qua, bisogna vedere qua. No? Cosa farà Alexander di Rod? Posta anche Alexander che giustamente si è preso. Ecco, appunto. Si è preso delle mazzate incredibili. Oh, Enziguri. Beh, il match era prima a favore di Rod, poi a favore di Alexander, ora un po' in equilibrio, diciamo. Sì, metà fra i due. Già. Andiamo. Ok. Tentativo di German andato a vuoto. Rod è un po' stanco adesso, Però se lo carica. Sì. Però se lo carica, ragazzi. Dunque, mamma mia! Tentativo di GTS, più o meno. Se non proprio GTS. Però. Diciamo quasi in caduta, però sì. non proprio come in versione GTS. Sì, non caduta tipica della GTS. No, no, in caduta proprio con la Rod, capito? Sì, sì. E poi che fa? Rocket Launcher? No. E poi dice. O Giant Swing. Cos'è? Giant Swing. Oddio! E gira! Ragazzi, contate che a me sta venendo il mal di mare. Ho perso il conto. Bravi, Matteo. No, io stavo vomitando tra poco. Va bene. Ci porti il sacchetto, signor Valentini. Oh. Rod è partito. Attenzione, Giorno, sta attento a te becchi. Infatti. Spinebuster. Spinebuster, incredibile. Grande, Rod. Movimento di bacino di Rod, che penso vada a chiudere il match adesso. No. Sì. Alexander l'ha bloccato. No, mamma mia, ragazzi! Che facciata che si è presa! Doveva farlo cadere in un altro modo, non so se avete capito. Andiamo a sparare. Vabbè, dai, basta. Però qua il match penso che Rod si sia stufato. Basta. Uno, due, e tre. Mamma mia. Beh dai, bel match però, Commentino di Matt di questo match, vai. È tutto molto fisico, anche troppo. Ma soprattutto i voli di Rod sono stati eccezionali. Beh dai, a parte uno, gli altri sono stati veramente molto... Sì, molto l'altro buono. Era una finta. Stava provando... No, perché il primo volo, lui stava provando a sentire se il palo era... attaccato bene. Oh, ma a parte gli scherzi però, non è stato un match facilissimo. È vero che diciamo il 60% l'ha dominato, però l'altro restante 40 è stata tosta. Sì, è stato un match diciamo duro anche comunque. Tra due che non sono l'agilità fatta a persona comunque. Ma tra poco ragazzi avremo nel nostro Severo Show avremo, indovinate un po' chi? Steven! Non ce lo dire. Mister Freaky Mania, restate con noi. Mamma mia. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. The blame.
my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe. Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. Blame on me. Don't put the blame on me.
Eccoci pronti per diciamo la seconda parte, no, di questo show. Anzi, la terza, facendo un po' i calcoli, diciamo che sarebbe la terza parte, no? Visto che nella prima parte abbiamo meno, avuto il primo match, no? Nel secondo match, giustamente questa è la terza. Però qui non abbiamo un match, bravissimo. Abbiamo un savior show. Un savior show, non il savior. Non il. Perché giustamente lui è un uomo. Ma voi siete davvero molto curiosi, no? Perché l'ospite speciale è Steven. Proprio. Matteo è curiosissimo. Sì, aspetta che controllo il telefono, poi te lo dico quanto sono curioso. Ah, ok. Matteo, l'ho visto che sta cercando di staccarsi le cuffie per non commentare, fa finta di avere un guasto tecnico. Quindi stiamo attenti. Dillo Matte, dillo! Che stavi cercando di farlo. Non so di cosa tu stia parlando. Ecco, hai visto? Lui mente. Vabbè, ragazzi, ve l'ho detto. Sendiamo un velo pietoso. È peloso, anche. Sì, però dai, Dodger. Su Dodger non possiamo sparlare. Dodger è un vero campione. Yes, he's a real champ. È vero che ha perso contro Drew Storm, ma insomma. E vabbè, grazie al pesce. Che ha perso contro Drew Storm, cioè, voglio dire. Sappiamo che tu sei un po' innamorato di Storm, Davide, però non è che possiamo fare possiamo sempre dire un ballo Storm. No, diciamo che a me piace qualcos'altro che non si può dire in diretta, però vabbè, lasciamo perdere la Storm. Vabbè, basta, vabbè ragazzi, ecco qui, alzatevi tutti in piedi. Ma dai, fanno sembrano molto interessati all'ingresso di Steven. Ma anche no. Mister Freaky Man, eccolo qua. We want Franco now. Ragazzi, direttamente da Freakyville. Da Freakyville? Sì. Ma perché? Steven. Perché? Steven è ospiti speciali. Perché? Ragazzi, Steven è l'ospite. Ottima domanda. Perché? Bravo Matti, mi hai fatto le parole. È la verità. Perché è qui? Boh, non lo sappiamo. Ospite speciale perché ha perso a WrestleMania. Sì, forse sì. No, perché Dodger, è stato Dodger che l'ha richiesto. Secondo me lo vuole prendere un po' in giro, dai. Chi è che non vuole prendere in giro Steven? Bella domanda. Credo che la lista sia bella lunga. Aspetta che vediamo un po', guarda, chilometrica la lista, va? appunto. Ecco la lista. Mamma, vabbè ragazzi, Dodger e Steven sono sul ring e tra poco prenderà la parola proprio il presentatore. The Savior, il campione pesi leggeri, Dodger. Aiuto. Signore e signori, sono Dodger, il vostro salvatore, e questo è il vostro indimenticabile Savior Show. Wow, incredibile. Sono davvero lieto di essere qui stasera perché abbiamo una delle più grandi superstar nella storia WLF. Una delle più grandi superstar, aspetta. Pip. Scusa. Noto soprattutto come il grande perdente. E raga, è anche il leader della Freaky Mania. Perché? Vabbè. Come osi giudicare il mio operato? Tu infelice sognatore, non osare mai più parlare di me in quel modo. Un po' c'ha ragione Dodger. Sarei felice se sarei un sognatore. Forse mi sta scambiando qualcun altro, signor Freakmania. A tal proposito, di che cosa si tratta? È la terra dei perdenti? Come osi giudicare ciò che ho creato? Svegliati, fottuto salvatore. Questa è Freakmania. Credi che sia morta a WrestleMania? Sì. No, non lo è. E a WrestleMania, Freakmania è sopravvissuta, Dodger. Mentre tu sei sognatore, se credi sia morta, ammettiamolo. Sognatore, se credi che io sia perdente, perché non lo dimostri? Qua i toni si fanno un po' parte la big sfida delle parole di Dodger. Potrei, ma non lo farai, perché sei sia un sognatore che un egoista figlio di una buona donna. Tanto lui è campione e tu no. Infatti, non mi interessa ciò che quindi, sono un grande campione. Forse... Ogni volta che entro in questo ring lo dimostro. Forse sei te che non hai le palle di affrontarmi. Ecco. Beh, in effetti, no, sporco, brutto e cattivo.
Così. Beh, praticamente qui Steven dice: riconosco il tuo coraggio, ma se accetti la mia sfida sarai detronizzato. Dice, dai, vabbè, dai, su, io. Vabbè, dai. Okay. Io, ragazzi, vado via. Ciao. Io vado via contro Mr. Greatness. Sì, vabbè, fidati, sarebbe un onore perdere contro. Vabbè, Steven, qua basta, dai, su. Matt, digli qualcosa, poi basta. Su. Ciao, ragazzi, io vado via. Ciao, ragazzi, non è possibile. Oh, e Dodger dice: perché non facciamo un match a Elimination Chamber? No, gli sta dicendo probabilmente questo. Beh, giustamente. Visto che parla tanto, Steven. Giusto. Comunque, penso che il match sia stato probabilmente annunciato. Elimination Chamber, il titolo PSG verrà messo in palio. Pronostico immediato, ragazzi. Matt. Io vado via. Dai, pronostico, vado con Dodger, dai. Mi sa che tutti andiamo con Dodger. Scusa. Bravo, che domanda. No, attenzione. No, ma che no, vabbè. Ma dai, ma questa è questa è infamia, però. Eh sì. Mamma mia, vabbè, che cazzo vuoi. Che basta, uomo però. Di palt, per non dire di peggio. Steven ha già un messaggio, a Dodger. Tra 7 giorni. Sì, però bisogna vedere l'Elimination Chamber. Che messaggio di Dodger. Sì. Attenzione, Franco e Esteban. Quello è fatto. Mamma mia. Ma perché Franco dicendo? Sta parlando in spagnolo? Oddio, oddio, che sta dicendo? Ma perché? Almeno l'inglese, lo so che è difficile, però. Dato che ti ho sconfitto la settimana prossima. Vabbè, non traduco io perché. Sì, no, diciamo che è abbastanza anche di. Cioè. C'è Franco, vabbè. Dai. No, dai, sì, Franco. No! No! Oddio! Vabbè, ok, va bene. Le minacce, le grandi parole. No, questa è la minacciona, però l'ultima, eh. È proprio minaccia quella. Mamma mia, ragazzi! Non ho mai visto un Franco così arrabbiato. Franco è galvanizzato, ragazzi. Dopo la vittoria a WrestleMania è diventato super fang. Ma tu quando l'hai incontrato, no? Che ti ha detto? Cioè, non parlava così? No, sembra un'altra persona totalmente. Non so che cosa gli stia succedendo. L'aspetto latino di Franco. Ecco. Ci manca solo l'aspetto latino. Ecco. Aiuto, incredibile. La franchetto mania. Oh, due match annunciati nel giro di due minuti, insomma. Già. Beh, dai, ci sta, su. Alla fine, anche perché Elimination Chamber è la settimana prossima, quindi. Per forza, quindi. Almeno una card un po' più, con qualche match in più magari non farebbe schifo. Sì, poi abbiamo anche il match tra. Ragazzi, il match, a parte gli Originals contro David Johnson, Slekon e Alexander. Abbiamo anche il match tra Brian Radley, nuovo newcomer, insomma, accompagnato da Sean Pidi contro Jamari Mito. Matt. Sì, è vero. È interessante, attenzione. Occhi puntati su questi due. Assolutamente. Attenzione. David Johnson potrebbe essere il match della serata. Questo? No. Ah, io dico nel match Radley contro. Contro. Beh, aspetta, abbiamo due Elimination Chamber, quindi. ho capito. Beh, sì. Vabbè, grazie. Elimination Chamber è ovvio che sarà il match della Madonna, si sa. Però anche io i due lottatori. Esteban contro Franco, secondo me sarà un bel match. Mamma mia. Mi aspetto botte d'orbi fra quei due. In tutti i sensi. Io ragazzi in quel match diventerò pure semplicemente ignorante. Perché non conviene. Perché sicuramente. No, vabbè, spagnolo no, ancora no, aspetta, con calma. Però. E invece vabbè. Di questo match che dite? Dai, David Johnson contro Soldier, insomma. Sulla card è un bel match. Beh, sicuramente. Conoscendo poi i nomi dei due lottatori direi di sì. A mani basse. Quindi. Matt, tu che conosci Soldier, può battere David Johnson, che probabilmente è ancora tuttora comunque il volto della federazione. Ha le carte in regola per farlo, sarà una bella gara però battere David Johnson, quindi. Sì, direi di sì. Vabbè, mi sembra. Vabbè, dai, sto abbastanza convinto, dai.
diciamo così. Non lo so, perché è una bella battaglia, ecco, più che altro. No, convinto. Beh, sicuramente che sarà... abbia le carte, sì, dico quello un po'. Sì, sì. Beh, quello sicuro. Ecco. Bene. Beh dai, almeno qualcosa ha tu. Bisogna capire David Johnson come sta, ragazzi, perché è vero che ha battuto per semina Alexander, però yes. Non è che abbia fatto un bel match. Ora parliamoci chiaro. Non è che a me non è piaciuto tanto WrestleMania. Vabbè, sai, dopo un mese di inattività ci può anche sta. Scusa, Oh, tanto oddio! Soldier subito con dimostrazione della mamma mia della sua forza incredibile. Beh. Mamma mia. Questo è un soldato della distruzione. Ecco, a proposito di distruzione. Beh, vediamo se lui sarà l'unico dell'Originals a perdere. Perché la guard, insomma, Slekon e Alexander non sono fortissimi rispetto a quelli di Originals. E David Johnson è nettamente superiore. Posso dire che a Soldier gli è capitata forse la gatta più grossa da pelare. No, forse. No, nulla da togliere ad Alexander e Slekon, però. Non li vedo così tanto forti, però. Beh, dai. Axel e Slekon sulla carta. Oh, è vero che Slekon ha un palmarès invidiabile. Però Axel lo conosciamo in altre federazioni, no? Matteo, soprattutto, è uno che difficilmente lo metti giù. Quindi, secondo me. Io non lo conosco, quindi quando toccherà lui, voi dovrete spiegarmi il tutto. Se no, qua ci perdiamo il match, ragazzi. Gli tocca, ragazzi. Purtroppo succede. Fare il lavoro del telecronista è brutto. Quindi ti tocca dare spiegazioni. Vabbè, dai. Dopo queste cavolate, meglio che torniamo al match. Perché veramente. Perché Soldier sta dominando, Già. Ma vabbè. Si è buttato nel vuoto. Cioè più o meno nel vuoto, diciamo. Tanto serie di ganassoni incredibili. David Johnson deve sempre essere domato, diciamo, dominato dagli altri in quest'ultimo periodo. È masochista. Non c'è cosa che posso dire. Non so neanche io perché. Ma perché esulta? Cioè, sinceramente, perché devi esultare? Vabbè, dai. Ecco, finalmente, German. German, il suo mitico German. Marco di fabbrica più o meno, non proprio, però vabbè. Intanto Soldier sembra leggermente in vantaggio. Sì. Non so se siete d'accordo. Bello questo suplex. Intanto per la prima volta nella storia della WLF avremo tre match formati da 6 superstar in un pay-per-view. In Elimination Chamber, quindi perché avremo il 3 contro 3 e 2 Elimination Chamber, quindi. Ok. Infatti mi stavo già pensando male, stavo dicendo, ma in che senso? Oh, bello! Fireman carry suplex. Sì. E già so, qua va con lui! Punch! E poi lo aspetta il Marco. Attenzione, ragazzi, potrebbe chiuderlo. Oddio, mi sembra... No. Infatti, mi sembrava un po' troppo presto. Mi sembra abbia lasciato Slam Soldier, no? Come mossa finale. Sì. Sì, è vero, mi ero leggermente perso. Però dai, ci sta. Ti sei perso nei pugni di Soldier, perché questo è veramente forte. Ragazzi, sì, perché pensavo stesse mollando, cioè gli stesso per fare la chokeslam, invece era una serie di pugni, infatti non si era capito bene. Dall'immagine. Però vabbè, dai, ci sta. Fino adesso nessuna finisher, perché secondo me hanno anche un po' timore Revenziati di scoprire troppo in maniera troppo evidente le carte. Quindi Beh, quello sì. C'è questo. Dimmi. Vai. Diciamo che Soldier è un giovanotto ancora inesperto. Cioè, David è più o meno un veterano comunque. Cioè, da qualche anno che calca il ring. Quindi. Sì. Se Soldier fa qualche errore, David potrebbe. 6 anni. Sì. O 5-6 anni dovrebbero essere, se non erro. Quindi se fa. Sì. Oh, mamma mia. Vabbè. Oh, qui tanto Paolo, Mamma mia. La forza era quella che aveva quando prima di fare quel mese di pausa incredibile grazie a Victor, quindi diciamo che di forza ci siamo. Sì, però attenzione a Soldier, che parlando di forza ne sa qualcosa, lo butta fuori. Secondo me è un errore. Mamma. Ecco,
perché vai a esultare, vabbè, e puoi uscire e massacrare David, invece no, esulti. Vabbè, oh, ci può stare, però non so se è una buona idea. Vediamo se sparecchia il tavolo. No, 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 il tavolo resta. No. Bravo. Forse è arrivata la petizione di non uccidere i colleghi americani e anche noi, possibilmente. E vabbè. quando commentiamo in live, perché, cioè, veramente. Mamma mia, abbiamo rischiato la morte. Veramente, oh, bello questo bettino. Drew Storm che ha messo 20 KO Bernie, purtroppo brutte notizie, visto che ha riportato dei traumi, sì, alla zona vertebrale, alla colonna vertebrale, ragazzi, quindi sì, non sono state delle buone notizie comunque, no. E non si sa a sto punto se tornerà mai a combattere Bernie, perché io dico di no, io dico di no, perché purtroppo poi l'età che ha, ragazzi, cioè non è che non era sottovalutato. Oh, attenzione, Soldier qui! DDT! Di David Johnson, mamma mia, Johnson qui, cosa ha tirato fuori. E poi, powerbomb! Attenzione! Powerbomb! Fa chiudere il match! Lo schieramento! Uno! Due! E tre! Oh, mamma mia! Ragazzi. Mamma mia, ragazzi, incredibile! Complimenti a Soldier per la resistenza incredibile. Sì. Bravo. Sì. Mi piace sto ragazzo. Soldier brutto, lo livella. Soldier lo livella e lo aspetta al barco. Soldier è forte, ragazzi. Sì. Sta mettendo le strette, un ex campione. In tutti i sensi. In tutti i sensi è forte. Oddio! Mamma mia, bella questa schiacciata. Incredibile. Gli manca il colpo del capo, però, Soldier. Non so se siete d'accordo. Sì, in effetti. Si prepara subito per mia, Soldier qui cosa fa? Evitata tantissimo. E poi German. Il Rolling ha innescato. Ragazzi, i German. German suplex. Questo non è il David Johnson di prima. Di dicembre. Uno, due. Questo è il David Johnson proprio di 2 anni fa. Aspetta, non esageriamo. Aspetta. Vabbè, queste mosse non le segue più da tanto, eh. Quello sì, però con calma. Prima vediamo come si comporta, anche meglio. Suplex. Fa Johnson. No, mamma mia, suplex in avanti, mamma mia. Beh, aiuto, questo fa male. Forse mi dai ragione, dai. Ok, dai, un pochettino. Non tanto, perché non vorrei che mi deludesse, però un pochettino, lei, ti do ragione. Ecco, Soldier è messo alle spalle al muro, ragazzi. Mamma mia, è evitato tantissimo. E poi non ci credo. Mamma mia. Invece è finito. Uno, due. Mamma mia. Forse David si stava un colpo di reni e Soldier ha detto: aspetta che ti giro, che ti spacco un po' la schiena, va, che meglio. David Johnson qua subito, eh. Sì, qua si è fatto male, mi sa. C'è una bella botta alla schiena incredibile. E poi attenzione! Mamma mia, bella! Oh, qui cede David Johnson! No, fa Johnson! No! Oddio! Mi è stato nel naso! Mamma mia, ragazzi! Fa male. Questa una gomitata lì è una zona sensibile che è veramente infame se ti colpiscono, Neckbreaker. Qua penso, ragazzi, che David Johnson abbia pescato il jolly dal mazzo, perché adesso ha il vantaggio proprio di posizione, quindi lo dovrà ha stordito, diciamo che con quella gomitata ha stordito Soldier. Che comunque una gomitata nel naso fa maluccio, e qui Soldier mi sembra più di là che Mamma mia, che legnata, ragazzi! Come l'ha preso? Mazza, Soldier! Cameraman che ha rischiato quasi di morire. Tentativo di riprendere la mossa. Complimenti per il tuo lavoro, comunque, ragazzo. Fireman carry suplex di nuovo. Fisherman suplex, mamma mia. Fisherman, sì, è vero. Per Soldier sia finita. Vediamo. Powerbomb. Oh, Soldier era una bella resistenza, comunque, il ragazzo. Backdrop. Match suplex. Il match comunque è combattuto gagliardamente,
Sì, quello sì. Mamma mia. Molto posso dire forse più fisico fra quello di Rod e Alexandre. Alexandre, vabbè. Alexandre. Sì. Vabbè, anche perché David Johnson fermo. Non è Alexandre, ecco. Sì, c'è lo schieramento. Beh, penso intanto. Che si vede. Uno è. Vabbè. No. David, però che errore da coglione è, dai. Mo, scusa la parola, però. Perché è vicino alle corde, dai? Devi essere imparziale, Ho capito, però che errore è vicino alle corde, su, è ovvio che una mano attacca, è finito, cioè. Beh, ma David Johnson lotta e tu stai qui a chiacchierare. Mamma mia! È finita, ragazzi! Uno, due, mamma mia! Non ci credo! Ragazzi, mamma mia! Alzo le mani e mi complimento con Soldier per la sua adesso ancora no, però per la sua strena resistenza, che mamma mia, ragazzi, mamma mia. Soldier devastante, cioè Soldier è anche resistente, non è solo forte, sì. Non dice forte, ok, ma sì, forse solo il forte il problema, forse è bello che è anche resistente, quello è il fatto che comunque me lo fa apprezzare molto. L'abbraccione, mamma mia, l'abbraccione incredibile. Incredibilmente incredibile. Ma Soldier lo fa volare, altro che abbraccione, altro che tuffo in piscina. Vabbè, dai. Non si può aver. È bello volare. Dipende come però. Come volare. Il circuito ha schierato uno, due. Vabbè. Quali sono invisibili comunque, ragazzi. Sì. Sì. E dai, non hanno tutti i torti, fan, perché questo ragazzi è un. Attenzione, Soldier ha dei problemi. Cos'è? Attenzione, proprio allora, al ginocchio. È caduto proprio. Mi sa che. Evidentemente si fa fatica ad alzarsi. No! Vabbè! Sgannazzone nella pancia. Nella zona addominale, tra l'altro. Oh, attenzione! Questa mossa di sottomissione. E qui David ingenuo. Qui David ingenuo. Sì, questo errore di. Da sempre. Cosa? Mamma mia! Incredibile! Cosa ho appena visto? Come l'ha preso? Sì, ma come è stato cioè, veramente? Sì. Uno, due, vabbè. Ok. Sì, ma ragazzi, ma come l'ha preso però? Sì, veramente. Cioè, si è abbassato all'ultimo, cioè. Il match della settimana questo, Sì, abbastanza, direi. E anche della serata a sto punto. Vabbè, della serata sicuramente. Mamma mia, complimenti a tutti e due i performer che ti stanno regalando uno spettacolo incredibile. Qui la schiena fa crack. E cruca anche. E cruca. Ma David Johnson con una forza erculea proprio. Sì, in effetti. Ecco. Mamma mia, ancora! E qua un po' errore di esperienza di Soldier, qui è finito. No, Johnson non lo va a chiudere, ha paura secondo me di chiuderlo. Sì, forse dice aspetta che non è abbastanza, aspetta che lo meno ancora un po'. È la terza, dai. Uno, due, tre. David Johnson trionfa e questo è un trionfo importante. Uno perché insomma David Johnson è da tanto che non lottava in maniera così gagliarda. Due perché davanti ai suoi fan, tre nell'ultima puntata e poi perché siamo prossimi a un grande video. Sì, a pochi giorni da Elimination Chamber comunque. Sì. Cioè pochi giorni, più o meno una settimana. Matt, i due voti, sia per Soldier che per David. Ma tutte e due, guarda, David 10, ma Soldier 9.5, ma cioè fai fatica a dare. È stato un match assurdo, non so cosa dire, cioè, invisibili. Guarda, io. Sì, forse Soldier gli mancava la showstopper, altrimenti avrei dato il voto uguale anche se David Johnson avesse vinto, insomma. Anche perché comunque sia, sai, molte volte i match basta una mossa in più, non è che. E quindi. Sì. E vabbè, sì, ragazzi, restate con noi perché tra pochi secondi, avremo un grande main event. The Slekon contro Axel.
Cody. Go tell Ed Rhodey. Go tell Ed Rhodey that everybody. Eccoci pronti per il nostro main event, ultimo match della WLF, ragazzi. Perché? Sì. Perché verrà sostituita da Genesis. Questo è Axel. Già. Posso dire che mi sento un po' intristito. Pensare che questo è l'ultimo match che vediamo nella WLF. Cioè, non è che è l'ultimo. Sì, ma il roster sì, cioè, cambia nome. Sì, ho capito. Però alla fine... Vabbè, ho capito, però dai, è un po' brutto abbandonare la WLF. Non so se siete d'accordo anche voi, però spero che cambia nome. Io non so se verrà utilizzata come magari per match minori, inferiori e così. Cose così. Boh, Matteo? Ma... Non ho idea, però faccio una certa nostalgia già adesso. Sì, diciamo un po' di tristezza comunque, perché dici... Dopo non vedrai più un ring verde e nero, dici, vabbè. Un po', come dire, un po' di. Sì, di nostalgia, tu. Non mi veniva la parola. Senti, fuori onda mi hai detto, ma che ce frega? Mi avete detto, mostra. Ma non è vero! Ma cosa dici? Ma lei da false informazioni. No, non è vero, non è vero. Scherzo. Ma come? No, dico scherzo. Ci fa apparire per delle brutte persone, si vergogni! Ragazzi, che schifo! Qua... Cioè, però io non capisco. Axel ha il peso praticamente del futuro, perché metterlo nel main event dell'ultimo show sì. Significa tanto, eh. Cioè, significa che comunque sì. Sia la federazione ci crede. Crede lui. Beh, si spera almeno, dai. Ma no, perché ci mancherebbe. Qui Slekon si fa una passeggiatina, una corsettina, no? Sì. Si riscaldi il polpaccio. Si riscaldi i polpacci. Evidentemente, perché mo mi sa che li devo usare tanto, ragazzo. Sì. Beh, anche se a me è sempre piaciuto, Davide, lo sai. È sempre sì. Beh, anche a me è sempre piaciuto, però lo Slekon di ora. Ha iniziato bene, in WLF. Quel bel match, sì. Però poi era un po' il Dodger di Civilization, quello che faceva bei match e poi non vinceva. Invece Dodger adesso è diverso. Vince, magari lotta meno in maniera spettacolare o quintato. Oh, bella neck breaker. Campa cavallo. Matt, tu che conosci Axel? Ce lo potresti un po' descrivere? Ma devo farti quella lunga oppure vuoi quella corta? Corta e ti prende e ti spezza. Questo uomo è capace di fare tanto male, ma tanto. Che bello. Non si era capito dalla stazza, no? Un po' sì, dalla stazza sì. Cioè, beh, vabbè, dai, dalla su. Stazza sì, però vabbè. Però se ce lo dici te, ci vediamo. Non è vero, ti sta mentendo. Io mi fido. Oddio! Ma poi avrete la nostalgia degli alieni, no? Delle lucette quelle là. No! È vero! No! Vabbè! Che vergogna! Dai! Gli alieni! Che brutta roba!
ci mancheranno, ragazzi. Vabbè. Chissà se Giannino Standard aiuto un poco. Vabbè, lui rimane, beh, ovviamente che rimane. Giannino ormai è sintomo di qualità. Sì, è bello, sintomo di intrattenimento. Ecco, pur intrattenimento by John. Ragazzi, qua Slekon lo vedo male, Più preparate le valigie, sì, perché andiamo alla Elimination Chamber. Che tanto il match penso che o Slekon si sveglia. Vero che non è che sta lottando male, però mi sembrano tutte mosse. Sì, però Axel è tipo due passi e tre scalinate avanti. Diciamo. Guarda, appunto. Mamma mia. Cioè, Axel, non so se Matteo è d'accordo, sta facendo il minimo indispensabile. No, ma io dico, ma David, non so se tu non mi ascolterai mai, perché ovviamente non capisci l'italiano, ma perché Alexander e Slekon? Ma perché? Cioè, non lo so, degli alleati un po' migliori. Vabbè, ma con Slekon non c'avrà niente, probabilmente non ne ha trovati. Lo sai che è? David Johnson. Mamma mia. Bella questa. Cos'è una chokeslam? Sì, cioè, sì. C'è una chokeslam, sì. L'ha alzato con una facilità disarmante. Tanto gli spezza il braccio, sì, giustamente. E lo schiena, giustamente. Uno, due e tre. Mamma mia. Quasi tre. Slekon c'è. Diciamo che Slekon è quello più svantaggiato nel match 3 contro 3. Perché è piccolo in confronto agli altri, che sono tutti grossi, sporchi. No. Beh, non è detto, però la sua velocità può fare la differenza. Beh, lì hai ragione, però. Ma mi fido di Matt. Dice così. Ecco. Io sto con Matt. Speriamo che abbia ragione, dai. Vabbè. Penso di aver ragione quando dico che Slekon è messo malissimo. Beh, non è che ci voleva la tua conferma per dircelo. Vabbè, dai, era per collegare il discorso. Cioè, che lo stiamo notando più che bene. Mamma mia, ancora di nuovo. Mamma mia. No! Mamma mia, Slekon. Ma cosa? Va bene, ok. Ma... Sì, sì, però in effetti... Si sta difendendo Slekon, non sta attaccando se ci va. Sì, però non è che se ti difendi porti a casa il match, Appunto, quello sto dicendo. Si sta soltanto difendendo. Bella questa backbreak, sì. Stavo solo dicendo. Neckbreak, sì. Dai, diciamo che questo è un match a senso unico comunque, su. Cioè, Slekon sembra che, non pervenuto. Vediamo qua. Non lo ciccare, Slekon, però, Se la rischia, ragazzi, con la slingshot. Grande Slekon, meno male. Questa dai. È la mossa anche di Rod. C'è lo schermo, attenzione, ragazzi. Uno. Due. No. Axel c'è ancora. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Gronda sangue. Sì. Vabbè, d'altronde si è beccato una ginocchiata secca e cattiva. In fronte, vorrei vedere tu. Io non avrei seminato, perché sono un essere sovrannaturale, quindi... Sì, vabbè. Vabbè, ragazzi, okay. Comeback di The Slekon. Sì, che finalmente mette fuori la testa dalla sabbia, incredibilmente. Anche se non so quanto gli possa servire. Però, vabbè. No. Oddio! Close line. Cioè, secca, sposta e cattivo. Sì. Cosa fa? Ah, ho capito. La BTS, come si chiama? BTS, mamma mia. BTF. Comunque sia devastante, perché qua l'ha messo veramente, da ridotto a brandelli. Ai minimi termini. Sì, bravo. Non che prima fosse... Anche voi, dai. Powerbomb, ragazzi. È la fine. Addio. Ciao Slekon, è stato bello. Mamma mia. Come l'ha scagliato. Uno, due e tre. Ne basta una. Sì, in effetti. Slekon rip. Ragazzi, con queste immagini di un Axel che trionfa, che va in Mission Chamber con il morale alle stelle, io direi che da Mario Piloni, Davide Montebello, Matteo Valentini, è veramente tutto. Alla prossima, amici. Ciao. Ciao.